Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Italiano. Rapida e brevissima recensione del drone GP Toys RCF2C. Allora, innanzitutto il pacco della GP Toys contiene il drone, il radiotelecomando, una camera in HD dotata di microfono, una microscheda SD da 4 GB, un lettore di microscheda SD, 8 eliche e 4 lame protettive. È in resistente duraturo, costruito in plastica, leggerissimo, state attenti che un colpo di vento ve lo porta via come niente. Ha l'importante e indispensabile funzione della headless, in cui è possibile pilotare il drone in modo rapido ed intuitivo. La fotocamera è da 2 megapixel e i filmati sono e fotografie sono ragionevolmente accettabili. Pregi del drone GP Toys RCF2C. Rapporto qualità-prezzo eccellente. Per 21 euro circa avete un buon drone semiprofessionale. È eccellente, anzi praticamente direi insostituibile, la funzione headless con la quale è possibile pilotare in modo intuitivo ed a vista il drone senza curarsi dove sia la prua, dove sia la poppa, dato che è possibile a volte perdere l'orientamento se si fanno delle rotazioni o delle manovre. Difetti. Le viti sono molto piccole, a mio avviso sono difficili da montare sulle eliche, servono dei dita da puffi. Gli spinotti di batteria e telecamera sono piccolissimi, servono dita da puffi. Fate attenzione quando tirate o disinstallate questi cavetti, afferrate il cavettino piccolo di plastica e non i fili, altrimenti alla lunga potreste strappare i fili dagli spinotti. La modalità auto return purtroppo non è efficace a contrastare il vento forte o un violento colpo di vento, questo tenetelo sempre ben a mente, almeno io l'ho provata sulla funzionalità 1, l'auto return non era efficace. La telecamera non è stabilizzata ma è fissa, però per avere filmati diciamo efficienti è sufficiente inclinare di poco la telecamera verso il basso. Attenzione, non è vero quanto scritto nel manuale che le luci sul radiotelecomando sono spente ma poi si accendono quando sono attivate le relative funzioni. Le luci sul radiotelecomando quando è acceso sono tutte accese. Quando però attivate una funzione specifica, headless, oppure per fare fotografie, o il capture da telecamera, oppure attivate l'auto return, i pulsanti lampeggiano per indicare che tale funzione è operativa.